Io esco, Volt. Ciao. Arrivato al bar, mi accoglie Sara con un sorriso a 32 denti che sembra quasi parlare. Sembra proprio dirti: sì, che bello, è finito il mio turno. Cliente. Molto più grosso della porta. Cosa posso offrirle? Qualcosa di forte. Resti una serata per una sparatoria, vero ragazzi? Una frazione di secondo degenera il caos. Proiettili ovunque, è una sparatoria senza fine. E mi alzo in piedi, ma quello fu un errore fatale. Mi alzo in piedi e l'unica cosa che vedo il secondo dopo è il buio. Ah, oh, ok. Mi risveglio un'altra volta. Dimmi chi sei. A cosa ti serve? Stai facendo una ricerca di mercato? Il bar mi sembra che stia andando alla grande. Mi risveglio e a sto giro provo a vedere la scena da fuori, vedere cosa succede con la scena da fuori. Vado di soppiatto e mi metto proprio dietro, praticamente dietro alla macchina, e riesco a prendere la targa. Prendi la pistola, ragazzo. Ok, mi sveglio nuovamente. Sto giro non faccio neanche suonare la sveglia e mi dirigo subito all'Upper Bar. Ho un piano, forse ho un piano. Mi ricordo ancora la targa, la scrivo su un foglietto senza riuscire a neanche salutare Volt. Esco di casa e vado all'Upper Bar. Mi trovo la stessa identica situazione delle ultime volte, con adesso però la conoscenza di quello che sta per accadere e anche come comportarmi. Ho una mezza idea di quello che voglio fare e lo dico a voi spettatori, l'idea è quella di dire all'uomo che entra nel bar la targa e vedere come reagisce, la targa dell'automobile che lo stava seguendo. Velo mobile, volo mobile, il mobile che volava. Entro nell'Upper Bar. Saluto la mia cara vecchia buona amica Sara, nonché mia aiutante. Lei ovviamente è molto sorpresa, mi vede in anticipo al lavoro, una cosa assai rara, però diciamo che in questa specifica situazione devo assolutamente arrivare il prima possibile all'Upper Bar e a sto giro le do il cambio prima. Aspetto che arrivi il nostro maccione, che infatti si presenta puntualissimo alla stessa ora, e sempre con passo molto 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 tranquillo arriva al bancone e chiede la stessa identica cosa. Fammi qualcosa di forte, ragazzo. E mi allunga due monete. Io gliele ritiro, mi metto sul bancone, proprio aggressivo, voglio cercare di intimidirlo. Mi avvicino e gli dico il numero della targa, che adesso inventerò, faremo che è 8A7A57B. E vediamo come reagisce. Tiriamo i dadi. Tiriamo due dadi da 6 e andiamo a vedere come reagisce. 2-1, vediamo cosa vuol dire. Non ci crede, cioè non sembra essere turbato da questa cosa. Qui nella scheda c'è proprio scritto che è distratto. Quindi facciamo che fa un po' il doppio giochista. Facciamo che fa il doppio giochista e ti dice: ah, ragazzo, neanche un buongiorno? Beh, sono numeri a caso, non mi sembra significano niente, a meno che tu non abbia un significato valido da dargli. E allora mi allontano un attimo, capisco che sta facendo un po' il doppio giochista, insomma, non vuole mettere panico, come dire, tra me e lui, non vuole far capire perché magari lui sospetta che io sia una spia o qualcosa del genere. E allora insisto, e quindi porto via i bicchieri e gli dico: ascolta, non so chi sei, ma so quello che sta per accadere tra poco. Tu puoi credermi o non credermi, ma io so esattamente chi ti sta seguendo. Quel numero che ti ho appena dato è il numero della targa della macchina che ti sta seguendo. E so che ti sta seguendo. Allora lì, immagino non tenga più il doppio gioco. Tirerei, però, come detto anche nello scorso video, se la storia sta andando bene, lasciamola andare bene, soprattutto nel gioco di ruolo in solitaria. Sbianchisce un attimo e magari si toglie il cappuccio, si toglie il cappuccio e lo vedo finalmente in faccia. È un uomo fai sulla quarantina con alcuni peletti grigi sul volto, sempre con il sigaro, la sigaretta in mano, che spegne, appena sente questa cosa la spegne sul posacenere lì vicino, uno di quelli ripiegabili, fa proprio questo suono, appoggia la cenere e si chiude. Fa proprio questi suoni molto tecnologici. E facciamo che mi chiede a me.
Chi sei? Tu, no, anzi, scusami, con la voce grossa. E tu chi saresti? Non mi dire che lavori con loro. E io mi avvicino di nuovo, cerco di fargli un po' la voce grossa, magari cerco di intimidirlo un po', cerco di fargli brutto ma non aggressivo, non voglio fargli capire che ho intenzioni cattive contro di lui, voglio solo fargli capire che so cosa sta per succedere. Io sono Eric, io sono il proprietario di questo bar e per farla breve, in qualche strana maniera, non so come, io so cosa sta per succedere, so che tra pochi minuti, facendogli il segno dell'orologio, una macchina parcheggerà davanti all'Upper Bar e farà una strage e noi dobbiamo fermarli perché apparentemente cercano te. Ho visto che entravi nell'Upper Bar subito dopo esserti guardato un po' intorno, forse un po' troppo intorno, probabilmente eri seguito da qualcuno e questo qualcuno sono convinto che sono gli stessi uomini che verranno tra pochi minuti a fare piazza pulita di quello che c'è qui. Vediamo se riesco. Lancio 3 di 6. Allora, normalmente sono 2 di 6, perché ok, però essendo che... perché sono agile, sarebbe una prova di forza, intimidire, però è forte questa cosa che ho detto, è proprio spacca, quindi facciamo 3 di 6. Sto plasmando le regole, abbiate pazienza, quando giocherete di ruolo da soli sarà sempre così, ma è proprio bello, bisogna vivere un po' l'emozione bella. La difficoltà, ho dimenticato di dirla, era 5. E ho fatto 1, 3 e 6. Quindi... il nostro caro compagno se la sta facendo un po' sotto, non lo dà a vedere, non lo dà a vedere uomo grosso lui, però ok ragazzo, non so come tu faccia a sapere queste cose, non ti ho visto che mi inseguivi, io sono uno abbastanza attento, te lo posso assicurare. D'accordo, facciamo finta che ti credo, facciamo finta che tra un attimo questi uomini verranno da me e faranno piazza pulita di quello che c'è qui, al bar, te compreso. Quale sarebbe il tuo illuminante piano, Eric? No, mi fa un po' aggressivo. Io sto lì. Un piano, eh? Già, non avevo pensato a un piano. Beh, il mio piano si fermava a capire chi eri tu e ad evitare quello che sta per succedere tra poco. Quindi... Non ho assolutamente piani, cerco di essere serio. Mi schiarisco un po' la voce, però vado un po' fuori, come dire, cioè vado un attimo nel panico, poi mi riprendo. Dico, no, non ho un piano, speravo che ce l'avessi tu, visto che li hai portati tu qui da me, o comunque li stai per portare qui da me. E a quel punto lui si guarda un po' intorno e dice, ok ragazzo, ce l'hai un retrobottega? E dico, sì, ti faccio strada. E allora andiamo insieme nella retrobottega, e apro la porta tutta scricchiolante, entro dentro la retrobottega. Non so perché non mi sto fidando di quest'uomo, perché in realtà potrebbe essere tranquillamente un criminale, però il fatto che già stia collaborando probabilmente mi ammazza anche sul colpo, potrebbe anche tranquillamente che mi fa secco qui, nel retrobottega, nessuno lo sa, fine della storia. No, perché in realtà, come potete aver ben intuito, la storia si ripete ogni mattina, quindi... è un loop. E, quindi questa cosa mi dà fiducia in me stesso, perché so che ho una seconda possibilità nel riuscire a capire e viare un po' tutto quello che sta succedendo adesso. Ci mettiamo appunto lì seduti su due casse di alcolici, e, dopodiché l'uomo si siede anche lui e mi guarda. E mi dice, come faccio a fidarmi di te? Sei solamente un barman, è la prima volta che ti vedo. Sai alcuni dettagli, forse troppi dettagli su alcune cose, e questo mi fa molto pensare. Ma allo stesso tempo non sembri, mi guarda da cima a fondo, uno che ci sappia fare. E io sono un po' tipo... Mi offendo un po', cerco di controbattere, gli dico, sì, beh, ok, non sono sicuramente all'altezza di schivare proiettili o fare tripli salti mortali, però sicuramente ho tutte le carte in regola per riuscire a difendere il mio bar. E lui ovviamente mi risponde, dice, ok, con che cosa? Con gli alcolici? E dico, beh,
sicuramente non con gli alcolici, i proiettili non sono, non si sciolgono al contatto con l'alcol e quindi no. Al che lui mi vede un po' titubante e prende quella che sembra essere a tutti gli effetti una pistola e me la sta per porgere e proprio in quel momento sentiamo a questo giro, sentiamo tutte e due nuovamente il freno della macchina davanti all'Upper Bar e iniziamo a sentire le porte. Allora lì inizio ad andare un po' nel panico, inizio a capire che ok, non c'è più tempo, è arrivata l'ora e l'hanno trovato. E allora inizio un po' ad agitarmi e dico a quest'uomo, tipo ok, sta per succedere, no, tutto sta per succedere, ok, dobbiamo fare qualcosa, è tutto un po' agitato. Si alza anche lui in piedi, un po' impanicato anche lui perché capisce che quello che gli ho detto è effettivamente la verità, proprio perché tutto quello che gli ho descritto in maniera dettagliata sta accadendo, quindi non neanche in tempo a parlare, prende la pistola, me la poggia sul petto e mi dice prendi la pistola ragazzo. Dopodiché esce fuori, anche lui armato con una pistola, e si mette subito vicino al bancone per fargli da scudo. E io, non sapendo bene cosa fare, lo seguo e cerco di imitare, diciamo, i suoi movimenti, che ovviamente sono nettamente più rapidi dei miei e si vede che ha una certa esperienza. Non ho idea di chi sia quest'uomo, ma sicuramente ci sa fare. Appena appoggio la schiena al bancone con la pistola, sperando che sia carica e non con la sicura, sento nuovamente i passi entrare all'interno dell'Upper Bar e inizia la sparatoria, esattamente come l'ultima volta. Solo che a questa volta siamo preparati. Finita la seconda scarica di colpi, l'uomo si alza, prende la mira e cerca di sparare due colpi ai primi due che riesce a trovare. Non riesce neanche bene a capire dove sparare perché sono davvero tanti. Faccio la stessa cosa, cerco di emulare i suoi movimenti per cercare di fare uno sparo doppio e cercare di accopparne il maggior numero possibile nel minor tempo possibile. Quindi mi alzo e provo a sparare. Tirerò 3 di 6 e ogni successo che avrò, con difficoltà 5, equivarrà a una di questi uomini che è stato atterrato. Quindi speriamo bene. Non bene. Non bene, ho fatto 2, 3 e un 4, quindi tecnicamente nessun successo. Ma essendo che stiamo giocando a Tri-Cube Tales, vi ricordo che c'è una guida apposta per insegnarmi un po' come si gioca. In questo caso è un'ottima situazione per usare un punto karma, abbassare la difficoltà da 5 a 4 e riuscire ad avere almeno un successo. L'uomo si alza e con due colpi riesce a prenderne due, è una mira praticamente infallibile, rimango scioccato pure io da quanto è bravo effettivamente ad usare la pistola, però ne rimangono in piedi ancora 5 o 6. Io sparo due colpi, di cui uno è letteralmente sulla porta dove c'è il segnale open e spaccandolo, quindi ho fatto più danni io al mio bar che questi uomini, e il secondo effettivamente manca, ma per pura fortuna ribalza contro qualcosa di metallo, sicuramente una sbarra dell'entrata, e riesce a colpire di striscio uno, lo riesco a ferire ad un braccio e gli faccio cadere la pistola. Dopodiché, ovviamente, subitissimo ci rintaniamo di nuovo sotto il bancone per evitare la seconda raffica di colpi. Tentiamo di tirare i dadi per capire se ci colpiscono, anche se siamo dietro al bancone, quindi la difficoltà sarà 6. Se riescono a superare la prova, quindi fare almeno un 6, ci colpiranno, altrimenti riusciremo a sopravvivere. Ok, hanno fatto 2, 4 e un 3. Quindi riusciamo tranquillamente a schivare i colpi, però sopra le nostre teste tutti i colpi distruggono tutte le bottiglie che avevo in esposizione e tutti i pezzi di vetro ci cadono addosso, si sentono proprio tutti i vetri che continuano a spaccarsi l'un l'altro, tutti i liquori che vengono sciolti a terra e mischiati assieme al vetro. Dopodiché di nuovo cerchiamo di risalire su in superficie e proviamo a tirare ancora due colpi. Lui cerca di accopparne il più possibile e io ritiro nuovamente, ma vedo che già dopo la seconda scarica di colpi iniziano a ritirarsi e quindi vediamo se riesco a prenderne ancora uno. La difficoltà è sempre 5 e ho fatto un 5 2 5, ho fatto 2 5 e un 3, quindi riesco a, incredibilmente, quando si mettono in fila riesco a prenderne due proprio di fila e quindi ne accoppo due. Erano rimasti tipo 5 o 6, ne fa fuori anche lui due, quindi cos'è, ne rimangono un paio, no? Una roba del genere, però riescono a dileguarsi e scappano, prendono la macchina e vanno via.
ovviamente quello che rimane è niente, esattamente come prima. La scarica di proiettili ha fatto disastri, soprattutto la loro scarica di proiettili, anche la mia ha fatto un po' di disastri. Ho rotto il neon all'entrata, che costa parecchio, cercate su Amazon, costa tantissimo, e quindi ho fatto un po' di danno anche io, però siamo riusciti a almeno sopravvivere questa volta e capire un attimo, avere il tempo di capire un attimo che cosa è successo. Ovviamente i danni sono immensi, non è rimasto più nessuno se non noi due vivi in quel bar, tutti i tavoli distrutti, tutti i bicchieri, tutte le posa, tutto, praticamente tutto è stato raso al suolo. L'unica cosa che è ancora in piedi siamo appunto noi due e un pezzo del bancone del bar che più o meno si sta staccando, quindi letteralmente basta dargli un calcio e questa piccola porticina di legno va. Dio santo, è un disastro, non è rimasto niente come l'ultima volta. L'ultima volta? Di cosa stai parlando, ragazzo? Beh, c'è un motivo perché io sapevo tutte queste cose e ovviamente mi prenderai per pazzo come ha fatto già Sara, ma io ho già vissuto questa esperienza, ho già vissuto come se fosse un sogno premonitore e quindi sapevo cosa sarebbe accaduto, ma speravo che riuscendo ad evitare i loro colpi o respingendoli in qualche modo si sarebbe salvato qualcosa o quantomeno qualcuno, a parte noi due intendo. Effettivamente è un disastro, l'uomo camminando su quello che è rimasto, praticamente sulle macerie, capisce che non c'è molto da fare per i superstiti e addirittura l'unico che ho ferito io è riuscito a scappare, quindi sono rimasti solamente quelli che non ce l'hanno fatta. Allora l'uomo vedo che da solo va senza che nessuno gli dica nulla, praticamente vicino all'entrata per esaminare il corpo di quelli che siamo riusciti a far fuori. Io in realtà rimango scioccato, quindi continuo a guardare tutti i danni del bar e guardo tipo i tavoli. Dico no, questo tavolo mi è costato un sacco, le sedie e tutto, e anche le persone, non è rimasto in piedi più niente. E sono molto, come dire, preso dalle mie stesse emozioni. Eric, vieni un attimo, vieni un secondo, ho qualcosa da mostrarti. Eric, giusto? Tipo, sì, scusami, stavo un attimo... lascio andare la pistola, proprio la lascio cadere, non riesco neanche a capire bene dove sono, ormai sono un po' preda delle mie emozioni, però vabbè, mi dirigo dove mi ha chiamato l'uomo e mi avvicino e vedo, esamino un attimo il corpo di questi cadaveri e facciamo che questi cadaveri non sono cadaveri, sono cyborg. Carino, carino, bello, questo mi piace, me lo segno. Cosa? Sono dei robot, perché mandare robot? E poi sono fatti così bene, non, sicuramente non sono stati prodotti da questa cittadina, da Callistar, insomma, dalla periferia, non è possibile, e sono troppo di manifattura buona, nessuno manderebbe dei robot così costosi qui. È esattamente quello su cui sto investigando, ragazza. Ah, a proposito, il mio nome è... Devo vederlo, perché me lo sono dimenticato. Clifford. Hook Clifford. Fa un po' western, però... Ok, bel nome. Ok, Clifford. Mi sembra di capire che tu sei un investigatore o qualcosa del genere. Su cosa stai investigando? Normalmente non direi queste informazioni a chiunque, ma se sono vivo è in parte grazie anche a te, quindi in un certo qual modo te lo devo. Un informatore, un anonimo, mi ha chiesto di investigare su questi droidi. Ho trovato qualcosa, ma poca roba, e ovviamente il resto della storia la sai. Mi hanno inseguito fino a qui e per rifugiarmi dove rifugiarmi, insomma, non sapevo dove andare. E il Looper Bar, insomma, è conosciuto e sicuramente avrei detto ma sicuramente non mi seguiranno, e invece il resto della storia lo sai. Interessante, una persona anonima che ti dica di investigare su una cosa del genere. D'altronde non ho mai visto questi droidi in giro, è la prima volta. È strano, è molto strano, è decisamente strano. Non pensavo neanche arrivassero fin qui in città. Di solito questi droidi sono costruiti nel centro della città e lì rimangono. Sono troppo preziosi e costosi da fabbricare. Quindi sicuramente c'è un motivo. Già, mi fa l'uomo.
Siamo qui apparentemente per scoprirlo. E io lo guardo un attimo. Siamo? In che senso siamo? Da quando sono parte della tua squadra, no? E lui si gira e mi dice: beh, apparentemente sei quello veggente tra noi due. Dimmi cosa capiterà a breve. E in quel momento realizzo che sono ancora qui. La giornata non si è ancora resettata. E lui mi vede un attimo scombussolato, quindi dopo aver detto questo, tipo, vede che indietreggio e tipo sto iniziando a pensare. E dico: cavolo, però è vero, ogni volta che mi sono, diciamo, risvegliato, non è stato mai per un motivo piacevole. Sono sempre stato sparato alla meglio o alla peggio chissà cosa. Insomma, ho visto buio. A sto giro no. Guardo un attimo che ore sono ed effettivamente è passata l'ora a cui di solito si resetta il mio contatore, diciamo, della giornata. E diciamo che la mia veggenza finisce qui, nel senso non so bene che cosa succeda dopo. Allora lui si alza e dico: beh, allora non sei più utile. Grazie ragazzo per avermi coperto le spalle, se non ti dispiace riprendo la pistola. E dico: no, aspetta. Collaboriamo, capiamo che cosa sta succedendo. D'altronde, ok, sì, ti ho salvato la vita, ma se le cose vanno esattamente come penso che vadano, domani si ripeterà tutto. E quindi non ha molto senso. Fammi provare, voglio aiutarti. D'altronde, il bar è distrutto, non avrei comunque cosa fare. Beh, sicuramente avresti un bel po' da fare, dato che avresti un po' di tavoli da rimettere a posto, il bancone e tanto vetro per terra, però non penso che arriveranno altri clienti, in effetti. D'accordo. Faremo a modo tuo. D'altronde la gente, penso, si fidi di te. Avevi tanto clienti. Guardo lui e dico: beh, adesso qual è il piano? Il piano è capire da dove provengono, o meglio, infiltrarci da dove provengono. Perché probabilmente è lì che dobbiamo andare. Lì dove? Se te lo dico non ci crederesti, ma al vecchio acceleratore di particelle della città di Callister, che guarda caso si trova nella periferia. Ci dirigiamo nei dintorni di questa centrale di accelerazione di particelle abbandonata. Entriamo senza farci troppi problemi e notiamo immediatamente che questa struttura è abbandonata da molto tempo. La vegetazione ormai si è mangiata tutto quello che poteva e il tempo ha fatto il resto. Tutto è completamente distrutto. L'unica cosa che rimane pseudo intera è il corpo centrale della centrale. Che strano gioco di parole, però sì, è esattamente questo, è esattamente così. E noi avvicinandoci cerchiamo di fare il meno rumore possibile, però l'unica cosa che sentiamo sono letteralmente i nostri respiri, perché non c'è anima viva, c'è proprio silenzio. Fino a quando non sentiamo un rumore metallico piuttosto forte, quasi come se due grosse barre di ferro sbattessero tra di loro, alcuni cricchetti di ingranaggi che si muovono, e poi vediamo un fascio di luce luminosissimo, bianco, che ci invade completamente e ci ingloba. In una frazione di secondo, quello che vedo è bianco, che lentamente diventa sempre più scuro, sempre più scuro, sempre più scuro, e sento nuovamente un suono familiare. Oh, abbiamo finito anche questa seconda sessione. Vi è piaciuto? Dai, sono contento che vi sia piaciuto, perché a me è piaciuto un sacchissimo farla. E sono molto contento della direzione che sta prendendo la storia. Come potete ovviamente notare, non sto usando tantissimo i dadi, nonostante mi piaccia un sacco tirarli, però trovo che la storia stia andando proprio nella direzione bella, giusta, e i dadi di fatto sono, come vi dicevo anche nello scorso video che potete trovare qui o sotto in descrizione, di fatto non c'è sempre bisogno di tirare i dadi. Se la storia sta andando bene,
lasciatela scorrere. E proprio questo è il bello. Poi, ovviamente, Tricube Tales come sistema di gioco si adatta perfettamente ad un sistema narrativo, per lo più per narrativo. Quindi i dadi si tirano solo esclusivamente se effettivamente servono. Quindi nel caso di, appunto, combattimenti, piuttosto che prove effettive di forza, agilità o astuzia. Vi ringrazio come sempre infinitamente del vostro tempo, grazie per averlo passato qui con me e aver seguito il video fino alla fine. Vi suggerisco ed invito anche di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina, così che quando uscirà il prossimo episodio saprete già che è uscito. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Io lo guardo, lui mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda, ci guardiamo intensamente, proprio forte, e poi ovviamente nasce l'amore.